Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video spesa. Buongiorno. Allora, siamo stati da Crai a sto giro perché non mancava tantissima roba. In realtà poi abbiamo comprato la solita tantissima roba, ma non ce l'andava, arriva fino all'Eurospin. Non è così tantissima roba, dai. Contate che abbiamo speso 115 alla Crai. Quindi... come al solito. Due bustine di insalata iceberg. Chi è questa strozza? Credo Milo. Monoporzione. Ho preso due panini per hamburger. Due cetrioli olandesi, l'ho trovato impacchettati uno uno. Allora, è vero che c'è spreco di plastica, però specialmente questi olandesi si conservano molto meglio. Quindi ho notato che è una cosa utile fare. Poi mi sono preso la mozzarellona, quella di col ferito, visto che eravamo alla Crai, questa qua solita. Due lime. Ho preso un pacco di Würstel che sì, non sono molto salutari, no, però non erano sono in proprio salutari. Non so, però erano in stra offerta e per una sera che magari non c'ho voglia di fare grandi. Non devi giustificarti. Io non li mangio. Pomodori rossi, questi qua li ho presi per fare il gazpacho e ho preso anche i peperoni che stanno dall'altra parte. Sono questi qua, questi non li prendo quasi mai, solo quando devo fare sta roba, fatti così proprio, non so come si chiamano questi. Pomodoro rosso tondo grappolo, esatto, quello classico in pratica. Mi sono fatto un po' di scorta di yogurt, questi 0% di grassi greco della Crai, l'ho presi alla pesca. Caffè fragola e c'è ancora un altro caffè. Io ho voluto provare uno di questo al cocco, magari la mattina me lo metto a colazione dentro, ci metto qualcosa dentro. Una pancetta affumicata. I cornetti vuoti della misura. Questo è tuo. Questo l'ho voluto provare io, questo non è assolutamente sano, però ogni tanto ci sta uno yogurtino un po' più zozzo. Questo è mousse al gusto di nocciola, più nocciole croccanti con i cosettini qua di cioccolato, vedremo, tanto ce ne stanno 5. C'era questo bel vassoio di agnello in offerta e l'abbiamo preso. Non so adesso come lo farò, vediamo. Non c'ho idea, devo vedere. Invece per stasera c'era questo pezzico già bello impanato, che gioia, e quindi faremo questo. Con l'insalatina? Sì. Abbiamo preso questi girasole e funghi champignon e porcini che siamo molto curiosi di provare. Sì, qualcosa. Ah, Dio santo. Allora. Qua. Arista fette, c'era la maxi offerta, devo dire molto buono il prezzo perché 10 euro al chilo, non è tanto, sono tantissimi. Tu compaiono ancora più a corta. Queste sono The Christian, salsiccette che si mangia solitamente tacchino e... pollo. È tacchino e pollo? No, pare il pollo suino. No, è tutto, carne di pollo, carne di tacchino, pancetta di suino, ce l'ho pure io qua dentro. Chi passa lo buttava dentro. Comunque, spinacine, queste sono molto buone, abbiamo mangiato ieri sera. Sì, non so male, certo, se non le avessi bruciate forse. Le fate più croccanti, dai. Certo. Si è preso una scottona. Sì, per da abbinare con quel pane per hamburger. Ho preso costata con osso di scottona, anche qua. È bella faccia questa. Questa te la vuoi fare alla brace. Sì. Io ho voluto provare questi biscotti. Allora, questi sono impacchettati 6 a 6, credo. Senti, tanti, devo metterli a posto. Tanto vi faccio vedere i cracker, questi verdure e semi, zucchero, rosmarino e semi di miglio che noi adoriamo. Sono buonissimi e straconsigliati. Eccoli qua. Sono 6. Sì. 6 e 6. Cioè 3 e 3. Sono fatti così. Non lo so come sono, non l'ho mai assaggiati, quindi... però sono senza troppe schifezze all'interno. Poi mi sono preso 3 bottiglie che non so se era in offerta, comunque questa è la Birra Moretti, la bianca, blanche. Cosa cambia? Vabbè, bionda, bianca, un po' il gusto. Non lo sai. Vabbè, mo.
sei sempre fuori inquadratura, ma che vuoi vedere? Se sto qui sono fuori inquadratura, abbassi. Bello, mi pare una nuova giardino. No, sei come tutti noi. Latte di soia, senza zucchero. Se non lo sa la differenza tra la birra e non so, un mastro birraio. Non sei sono diverse, mi piace e le bevo. Adesso non è che sto lì. Questa sì che sento che una è più amara, una un po' più speziata. Ma adesso... ho chiesto solo, dato che non l'ho presa mai questa. La bionda e quella chiara, la bianca cos'è? Acqua? Sì, è acqua. Stracchino. Allora, un parmigiano reggiano, tu ti sei ripresa questi cubetti di feta. Feta, sì, che Christian tanto ama. Sì. È ironico. Molto. E Giulio, il gatto, amante di questa roba qua. Bene. Poi. Ultima. Ci hanno dato dei buoni sconto, aia. Ci hanno dato dei buoni sconto per il mese di settembre e no, anche agosto. Poi pare che hai detto agosto quella, Beh, c'è... No, c'è anche... Fino al primo settembre, sì, quindi è agosto. 10 euro, 10 euro, 10 euro, ma c'è scritto... Il minimo di spesa, sì, 60. Beh, ci sta. Non è male. No. Tutti così, ci riteniamo. Banane? Sì, è aperte perché me ne sono mangiata una. E due... Aia, ma che è? Due peperoni per il gaspacio? Abbiamo preso questo pane per bruschette. Yes. Zucchine. Queste sono il mancabile, un must. Raga, è una delle mie verdure preferite, quindi ne prendo sempre tantissimo. E chiudiamo la spesa Cry con l'uva. Uva senza semi. Sì, c'è la spesa. Adesso noi stoppiamo un attimo, mettiamo a posto. Facciamo e poi c'è l'acqua e sapone. L'acqua e sapone. Solo acqua e sapone. Acqua e sapone ho ripreso, la 388esima bottiglia di questo ammorbidente buonissimo della Fabuloso vaniglia e mandarino. Abbiamo preso anche questo della Vernel Aroma Terapia, fascino di frangipani, è molto buono anche questo, anche se non sono nell'inquadratura, fidatevi. Se sbatti, quello trema. Lo so. Quindi più forte la prossima volta. Ci hanno dato questo con 1 euro, 2 euro? 2 euro? Sì, 2 euro. È una sorta di profumatore per tessuti. E se prendevi questo ti regalavano un ammorbidente. Quindi alla fine. Quindi è più piccola però, eh? Sì, sì. Vabbè, però diciamo che voglio prendere sentire... pagato sti 2 euro ci sta. Non lo via. Lo da male, però è forte. Cioè, lo sento proprio tanto. Dovevamo c'è magari l'asciugamani, qualcosa così che non sì. Testa proprio... Non è male, però buono. È questo la, la cosa molto. Taormina. Aspetta. Voglio sentire questo. Ma spruzza. Buonino, fresco. Buono. No, buono proprio. Sì? Un dentifricio. Fresco mattino. Parodontax Whitening. E mi sono preso uno spazzolino, soprattutto per portare al lavoro dopo pranzo, così. Questi in realtà questo non l'avevo visto mai. È già rovinato. È già rovinato, no, vabbè, non è vero. Ha questa apertura un po' più per facilitare lo spazzolamento verticale. Molto cerette, bene. In realtà sono tutte per Cristian. Siamo contenti? No. Perché? Siamo pelosi? Sì, quindi. Perché abbiamo fatto la prova con queste della Vet, queste qua. Sì. E... Mazza, funzionano benissimo. Per la sua schiena, per la schiena pelosa. Sì. Solo la schiena. Adesso però ho preso queste qui che sono quelle viso perché dietro il collo, esattamente in questa parte, vorrei provare a fargliela con questa, sennò sto sempre con la macchinetta a fare... E ricrescono subito. Sì, molto sì. Subito. Vediamo se funziona perché queste sono troppo grandi e tagliarle è una bella rottura di palle ogni volta. Abbiamo preso la ricarica del Glassax perché tanto lo spruzzino ce l'avevamo già e costava 30-40 centesimi meno, ma... Sì, posso determinare finalmente dopo tanti mesi di pulizia di vetri fra Quasar, Glassax, Vetrille, eccetera. Il vincitore, questo. Eh? Per me Glassax funziona meglio di tutti. Okay. Poi ho ripreso questo che è lo spray styling dopo che vi lavate i capelli da bagnati, funziona tantissimo, mi piace un botto. Ho ripreso questa maschera che è una delle mie preferite con la cheratina, marchio o marca 360. In più
Questo non l'ho mai provato, una crema corpo all'aloe, perché tutte le sere, da quando... Vogliamo, da quando è incinta, massaggini sulle gambe per... Oddio, come esplode! Didi! Anche voi avvisateci, cioè, non vedete fuori schiume, infatti, cose? Sì, cioè, come non lo so, ma che state a fare? Questo sarà un bellissimo scenario da mostrare. Ok, comunque, dicevo, da quando c'è questa situazione... ed è molto caldo ed è molto estate, per evitare il gonfiore sulle gambe o comunque attenuarlo, devo dire che non ce l'ho gonfio, ma no, forse è proprio perché massaggiamo ogni sera. Stai facendo un ottimo lavoro, ogni sera mi massaggia piedi e gambe, che bravo questo uomo. E quindi ci siamo finiti la crema, ho preso, esatto, questa che è all'aloe con acido ialuronico, c'era anche al cocco, mandorla e altri gusti, però l'aloe è anche abbastanza fresca, lenitiva, idratante. Sì, aspettate, così la chiudo, così la apro, così la chiudo, così la apro. Forse così, sì, dovevo farmi affari miei e basta. Vediamo, nel frattempo il marito mi ha abbandonato. Sì, sono qui. Vediamo com'è. Molto idratante. Vabbè, massaggeremo molto. Massaggeremo un sacco. Quanto te ne dai una volta? No, uno spruzzo. Però si assorbe, dai, guarda. Sì, si assorbe. Bello e lucente. Tipica profumazione d'aloe, sì, che non amo, però funziona. Vabbè, dai, è un odore di aloe. Lo so. Vabbè, ciao raga, è tardi. Noi continuiamo col pranzo, che intanto vi sta di nuovo sbollentando. Ci vediamo al prossimo video e vi salutiamo. Ciao. Anche Eleonora vi saluta. Anche Gabri vi saluta. Anche lui. Spero tra un po' dal vivo. Sì. Ciao.